Eccoti, Mistios. Hai tempo per accompagnare me e Achea alla nostra esibizione trionfale? Dopo tutto questo, non me la perderò. Eccellente! Saremo di nuovo una squadra. Ah, ora siamo una squadra. Posso ancora sperare in una paga? Dopo la mia esibizione, le dracme non mancheranno di certo. Fidati. Hai dedicato la tua vita all'arte. La tua esibizione sarà molto ricca. Ogni sera, prima di andare a dormire, scrivo un centinaio di poesie e quando mi sveglio ne getto via altrettante. Per fortuna, alcune sopravvivono ed emozionano la gente. Hai una poesia preferita? Ce n'è una per cui sono famosa che mi è molto cara. La cosa più bella che lascio è la luce del sole. Poi vengono le stelle e la luna con il loro candore. E i cetrioli maturi, le mele e persino le pere. Non male. Ma dobbiamo andare. Quindi, cetrioli? Il sole ci dona i frutti degli alberi e il frutto dei lombri. Nel tuo poema dici di lasciare il sole. Perché? Non io, ma Adone. Mi viene chiesto in punto di morte quali siano le cose più belle che deve abbandonare. Per me non esiste cosa più bella del sole, della luna e delle stelle. Oh, e perché glielo chiedono? Adone è l'incarnazione della bellezza. Cosa c'è di così bello che persino per lui è doloroso lasciare? Dai! Su, bello! Capisco. Ah, siamo a destinazione. Meraviglioso, grazie. Pare che i miei ammiratori... È Praxilla! Lo sapevo che sarebbe venuta! Praxilla! Recita qualcosa per noi! Sono anni che recito questa poesia. Alexios, mi faresti la cortesia di permettermi di ascoltarla per una volta da labbra altrui? Non posso. Sciocchezze, e sai tutto quello che serve per renderle giustizia. Che ne dite di qualcosa di nuovo quest'anno? La cosa più bella che lascio è la luce del sole. Sia lode ad Apollo! Poi vengono le stelle e la luna con il loro candore. Questo è uno dei miei versi preferiti. E i cetrioli maturi, le mele e persino le pere. Questo è sempre stato il mio verso preferito. Sono lieta che la mia poesia ti abbia toccato nel profondo, Alexios. Hai mai pensato di lasciare la lancia per la lira? Preferisco impugnare le armi, grazie. Non sarebbe una festa della poesia senza qualcuno che crea del trambusto. Praxilla, mettiti in salvo. Penso io a loro. Cosa devo fare?
Succede ogni anno. Qualche idiota beve troppo vino e finisce per farsi ammazzare. Non sapevo che le feste della poesia fossero eventi così vivaci. Già, mi serve un attimo per riprendermi. Torniamo alla mia tenda. Ah, finalmente un lieto fine! Praxilla, mi ci sono voluti lunghi anni di esami di coscienza e molte notti di lacrime per giungere a questo momento. Io sono Archimede, tuo figlio. Quando ho sentito il nome dell'uomo che aveva rubato la mia lira, ho sospettato che fossi tu. Ho sognato di ferirti come tu hai ferito me e mio padre migliaia di volte. Ma ti conoscevo solo come la madre che mi aveva abbandonato e non come l'artista che ho appena vista. Proprio come Adone piange la bellezza che deve abbandonare. Anch'io ho lasciato ciò che mi era più caro alla fine della mia vita precedente. Ma non sei morta. Nessuno di voi due lo è. Cogliete questa opportunità e provate a costruire qualcosa insieme. Grazie per tutto quello che hai fatto. La nuova poesia a cui sto lavorando è la mia preferita.